Vicepresidente Bolzonello, i flussi turistici del 2017 fanno venire buon umore? Beh sì, lo avevamo detto già in altri momenti, in altre occasioni, adesso è il momento del ragionamento finale, come ogni anno. Ci posizioniamo sopra il 5%, che rispetto a molte altre regioni che sono state sotto questo numero è molto significativo, con punte che vanno attorno all'8% in montagna e in alcune zone addirittura superano il 10%. Dobbiamo anche tener conto che questo è il dato del 2017, che viene dopo aumenti a doppia cifra del 2016, del 2015 e metà 2014. Quindi consolidiamo un trend, lo aumentiamo e diamo davvero delle risposte straordinarie. Non è casuale che la conferenza stampa di presentazione dei dati avvenga all'aeroporto? No, non è casuale per un motivo molto semplice, perché abbiamo rilanciato anche questo aeroporto, abbiamo fatto una convenzione importante fra Promoturismo e aeroporto del Friuli Venezia Giulia. È evidente che adesso da questo aeroporto fra pochi giorni arriverà il primo treno e quindi incomincerà anche tutto il discorso legato all'intermodalità. Puntiamo a dare ulteriori infrastrutture per far sì che il nostro turismo diventi un turismo sempre più importante e dia sempre più soddisfazioni di natura economica alla nostra gente. Tutto ciò si accompagna a una fitta attività di promozione. Sì, è una promozione che abbiamo ripreso 4 anni fa, abbiamo ripreso i nostri ospiti storici, abbiamo ripuntato su Austria, Baviera e aumentando via via anche altri land della Germania, senza trascurare la parte dell'est, e quindi ad Oriente siamo andati e abbiamo continuato a coltivare mercati interessanti, però la grande sfida di questi 3 anni era andare a rimotivare un mercato tedesco, di lingua tedesca in generale, e questo averlo rimotivato ci ha dato delle grandi soddisfazioni. L'aeroporto di Ronchi si prepara a un momento storico, l'inaugurazione del polo intermodale. Sì, il 19 tutto è pronto, speriamo che il tempo ci venga incontro, ma è confermata l'inaugurazione il 19. Una struttura che permetterà di fare un ulteriore salto di qualità allo scalo. Assolutamente sì, siamo direi l'unica realtà aeroportuale collegata direttamente con l'alta velocità, qui si concentreranno tutte le modalità di trasporto, è un'integrazione direi unica nel suo genere e siamo convinti che faciliterà notevolmente la mobilità locale. Una struttura da sfruttare anche per aumentare l'arrivo di turisti dal nord Europa? Amplierà notevolmente il bacino di utenza per il turismo e pensiamo che con l'infrastruttura che ha queste caratteristiche, che avrà queste caratteristiche, anche l'utente straniero rimarrà positivamente colpito dall'efficienza della mobilità della nostra regione.